Buonasera a tutti, bentrovati questa sera per parlare di sport, per parlare di triathlon, ma in realtà non solo, quindi il triathlon è una disciplina con un approccio di integrazione e di alimentazione molto complesso, sono tre discipline in una fondamentalmente. Per cui in realtà quello di cui andremo a parlare questa sera tornerà utile poi anche per altre discipline. Ciao Baso. E per cui anche solo chi corre, solo chi va in bici, solo chi nuota o comunque sia in generale si allena può trarre beneficio da quello di cui andremo a parlare questa sera. Vado a invitare di questa sera che è Luca, che è un triatleta, è il founder di una pagina che si chiama Triathlon Italia. Eccoci. Ciao, Ciao Luca, ciao, ben, buonasera, buonasera. buonasera, ben trovato, benvenuto qui su In Caso Di, ti stavo proprio presentando. Bene, E bene. anzi, se lo vuoi fare tu, io ti stavo presentando come un triatleta Sì. evoluto perché mi dicevi che è più di 10 anni che pratichi triathlon e hai fondato Esatto, sì. questa pagina che si chiama Triathlon Italia. Se vuoi aggiungere qualcosa. Sì, io sono un ex nuotatore che mi sono trasferito poi al triathlon circa 10 anni fa e principalmente faccio sprint e olimpici, quindi insomma non so se il pubblico sa cosa sono gli sprint e gli olimpici, però per intendersi lo sprint sono gare che durano un'ora, un'ora e mezzo, gli olimpici il doppio, quindi 2 ore, 2 ore e mezzo. E proprio questo fine settimana ho fatto il mio primo mezzo Ironman in Croazia, quindi 1900 metri di nuoto, 90 km in bici e poi una mezza maratona, 21 km. Quindi è stata un po' una novità e appunto una novità anche per quanto riguarda la nutrizione, Tutto perché l'aspetto di integrazione e di certo, alimentazione. Sì, perché insomma. stavo dicendo che in realtà le cose di cui andremo a parlare stasera, essendo il triathlon comunque una disciplina che ne racchiude tre, in realtà sono tutte cose utili poi anche banalmente al podista, al ciclista e al nuotatore. Certo, Chiaro è che il sì. triathlon è una disciplina complessa perché le mixa tutte assieme, per cui c'è un grado di complessità sia per quanto riguarda la prestazione in sé per sé, sia per quanto riguarda anche l'aspetto di alimentazione e integrazione, che sicuramente è. E poi, comunque, all'interno del triathlon ci sono diverse distanze, quindi diciamo che tu ti sei sempre approcciato in quelle più brevi, quindi sono Esatto, sì. tutte attività entro le 3 ore. Quindi, chiaro che dal mezzo Ironman in su sono tutte distanze invece che possono, che vanno oltre, diciamo, le 4 ore di attività. Quando parliamo di Ironman, comunque, in realtà, cioè più Ironman si identifica più un brand, cioè parliamo Sì, sempre comunque di certo. triathlon, quindi dopo all'interno di queste distanze ci sono tanti circuiti, quello Ironman è quello più famoso, poi c'è il circuito challenge, ecco, quello per Sì, certo, contestualizzare sì. un po'. Sì, parla di medio e di full, ecco, sì. Deve generalizzare, sì. Sì, il full Quindi, diciamo sì. sono 3,8 di nuoto, 180 di 180. bici e poi c'è la maratona. Invece Esatto, quindi sì, tu ti lì sì. sei approcciato per la prima volta questa domenica in Croazia al mezzo. Al mezzo, esatto, e quindi io ci ho messo 4 ore e 29 minuti, quindi Bene. inizia a essere insomma, un po' importante dal punto di vista poi del consumo energetico, Quindi ecco, com'è perché. andata là? Quindi sei contento? No, sono contento perché nonostante appunto sia l'esordio, mi sono trovato bene, e poi insomma, gara emozionante perché poi il circuito Ironman c'ha questo modo molto che ti prende. Ti Quindi viene sono voglia di contento. farlo, ti viene voglia di iscriverti. Sì, ma guarda, io nata perché l'anno scorso sono andata a vedere un mio amico in Sardegna e niente, l'ambiente era completamente diverso dagli sprint e dagli olimpici che faccio qua in zona, quindi mi ha catturato e ho detto dai, il prossimo anno lo vorrò fare e l'ho fatto. Quindi dai, è andata bene, Una ora sono un bella. po'. Poi c'è sempre Sono, molto tifo. Eh sì, quello di solito non c'è molta gente triathlon in zona, però lì un calore, poi insomma, gara internazionale, veramente, veramente bella, ecco. E Quindi ora mi sono abbastanza. dicevi Sì. quali sono le difficoltà più grosse che hai incontrato tu, dopo magari andremo a parlare anche
difficoltà che incontro nella mia professione, ne parliamo. Nello specifico, Certo. venendo da distanze brevi, che cosa. Sì, allora, più che altro l'integrazione durante la gara, perché insomma, in uno sprint in olimpico io sono abituato, nello sprint niente prendo praticamente. Negli olimpici magari prendo quei due gel di carboidrati e caffeina, e invece nel medio ho dovuto un attimo attrezzarmi, e nel senso ho chiesto un po' in giro, in modo un po' grossolano, purtroppo non mi sono affidato a un esperto. E quindi ecco, magari anche lì si poteva fare meglio. E Sei anche lì andato in c'è cioè crisi? Hai avuto delle crisi? chi. Ma ora, sinceramente no, però ho preso, diciamo, molti più integratori di quello che pensavo dovessero servire. Perché comunque gente mi parlava di 60 grammi di carboidrati l'ora, numeri del genere, poi ecco, mi dirai se questo più nel dettaglio. E comunque in conclusione, in 4 ore e mezzo ho preso circa 4 gel, 2 barrette e poi carboidrati e aminoacidi ramificati nella borraccia, ecco, quindi questo a Però grandi linee. E poi ecco, quindi non potete, quale potrebbe essere, sei sì. arrivato in fondo comunque bene, cioè non hai avuto cali di energia, crampi. Le condizioni climatiche com'erano? Ma no, la climatica è perfetta, c'era quei 20 gradi, nel senso, penso, meglio di così non poteva essere dal punto di vista climatico. Crampi, ho avuto qualche accenno di crampo gli ultimi 5 km, che stavano facendomi preoccupare perché, insomma, prendo un crampo gli ultimi 5, Beh, vabbè, ma però eri arrivato, dai. E sì, però intanto sentivo qualche fittina, quindi ho detto rallentiamo, ecco, cosa hai quindi fatto? Hai ecco. rallentato o hai bevuto? Ah, un po' tutte e due, un po' tutte e due, poi sai, c'erano ristori ogni 5 km, quindi devo aspettare ogni 5. Alcuni magari consigliano di portare una borraccina da trail dietro, Sì, è quindi una quello. tendenza che comincia a prendere spazio, quella di correre con le borraccine. Quindi per il futuro magari prenderò in considerazione anche quello. Però ecco, magari se dovessi migliorare qualcosa, i crampi potrebbe essere un argomento importante perché anche sentendo altri ragazzi post gara mi dicevano sempre il problema dei crampi, quindi ecco, se non riuscisse a Diciamo risolvere che questo. il problema dei crampi potenzialmente ce lo potresti avere anche nelle distanze più corte. Per esempio, se tu ti Certo. presenti a un olimpico non in perfetta forma o comunque non con un livello di allenamenti adeguati, potresti comunque sia incorrere comunque in questa problematica qua. Paradossalmente è più facile prevenire il crampo nelle discipline brevi che lo prevedono, quindi chiaramente quelle discipline dove c'è un grado di esplosività e un'intensità dell'esercizio chiaramente più maggiore, e quindi lì in realtà ci sono degli strumenti come per esempio la betalanina, chiaramente curare l'idratazione è più facile nelle gare brevi. Nelle gare più lunghe, quindi penso per esempio alle distanze intere dell'Ironman o comunque sia tutto il mondo dell'ultra endurance, chiaramente andare a controllare il crampo è più complesso perché ci sono tanti fattori che intervengono: l'idratazione, l'alimentazione stessa, il livello di allenamento, la fatica. Quindi Certo. è più difficile controllare questi aspetti nel tempo. Chiaro è che la differenza su distanze dal medio in avanti, come hai verificato anche tu, è quanto io riesco ad alimentarmi. Quindi hai verificato da solo che dove hai dovuto mangiare di più. Certo. Sì, Si anche a è forza visto però, sì. come. No, dico anche a forza perché magari lì per lì non hai lo stimolo della fame. Però poi l'organismo lo richiede, Uguale, magari. cioè lo stimolo della fame, ancora peggio lo stimolo della sete. Lo stimolo della sete è un segnale chiaro del nostro organismo. Ci stiamo Certo. disidratando, è già tardi, cioè bere quando abbiamo sete, durante l'attività è controproducente, anzi, il senso di sete durante lo sforzo è inibito, quindi nel momento in cui si manifesta siamo davvero disidratati. E questo, per esempio, è una delle cose che dobbiamo cercare di prevenire per far sì che non ci vengano i crampi. Quindi una corretta idratazione durante l'attività, quindi piccoli sorsi, mai tracannare, diciamo, la borraccia. Questo vale per Cioè, tutti gli sì. sport.
Quindi abituarsi a idratarsi a intervalli regolari. Questo vale anche nel modo in cui ci si approccia alla gara, nel senso che devo far sì che io ci arrivi normo idratato. Per esempio, tu bevi durante i giorni prima, aumenti il carico idrico oppure non lo fai? Dovrei farlo, diciamo, cerco di farlo, però magari potrei fare meglio, ecco, sì. Cioè, so che andrebbe fatto, però poi tra saperlo e farlo magari... Mi passa. Diciamo che una buona abitudine in generale da consigliare è quella appunto di aumentare l'apporto idrico nei giorni che precedono la gara. Anche solo l'acqua sarebbe meglio, sempre arricchita in elettroliti, quindi in sali minerali, che sono quelli poi che ci servono, e chiaramente anche per esempio la mattina della gara. Questi aspetti sono tanto più importanti quanto più l'impegno è prolungato nel tempo e quanto più, diciamo, le condizioni climatiche ci sono avverse. Quindi chiaramente, certo, gareggiare dove hai gareggiato tu, situazione top, farlo a Lanzarote per esempio, in altre gare molto più complesse dal punto di vista climatico, è sicuramente ancora chiaramente più impattante. E poi la differenza la fa, ecco, come hai già visto, quanto più io riesco a mangiare. Si è visto che gli atleti, c'è uno studio interessante su atleti che hanno fatto l'Iron nelle finali a Kona, nelle Hawaii, qualche anno fa, si è visto che gli atleti che sono andati più forte sono quelli che hanno mangiato più carboidrati, che hanno mangiato di più, in particolare quelli che hanno mangiato più carboidrati per ora di attività. Okay. Tu hai menzionato i 60 grammi per ora, che è, diciamo, il primo step a cui tutti noi, tutti quelli amatori, triatleti che si avvicinano a questo sport devono aspirare. Perché non è che tu sei riuscito a farlo, ma secondo me perché tu comunque sei un atleta evoluto, è tanti anni che lo fai, il tuo intestino in qualche modo è abituato ad assumere già la base di maltodestrine, l'hai sempre fatto, o sbaglio? Sì, certo. Infatti, cioè, capisco che magari non è facile per tutti tirare giù tutti quei gel, barrette, sotto sforzo soprattutto, quindi... Necessita di allenamento. Certo, sì, ecco. Ecco, questo è importante, sì. Il cosiddetto train the gut, cioè allenare l'intestino. Non si allena in allenamento, alleniamo la testa, alleniamo le gambe, alleniamo il fisico, ma in discipline che prevedono uno sforzo tale, quindi siamo costretti ad alimentarci sotto sforzo per non tanto per arrivare in fondo, cioè sì, per arrivare in fondo, quindi io dico sempre per sopravvivere, cioè sono discipline dove se non mangiamo la crisi è pressoché certa. Mentre per esempio distanze come lo sprint, l'olimpico, una mezza maratona, cerco di mettere dentro anche altri sport, una partita a calcetto, cioè potenzialmente possiamo non bere, possiamo non mangiare, che alla fine la gara la portiamo a casa lo stesso, la partita la facciamo lo stesso. Diverso è il discorso se sono tante gare, una vicino all'altra, allora va bene, una volta mi va bene, la seconda magari no. Però chiaro è che se l'impegno è così prolungato, alimentarsi nella maniera corretta è sicuramente basilare. E quindi questo va fatto quando? Negli allenamenti. Sì, infatti, diciamo, di solito quando uno fa lunghi magari consigliano anche di provare l'alimentazione e poi simulare la gara, ecco, in tutti gli aspetti, compresi l'interazione. Esatto, simulare, hai detto proprio la parola, la certo, strategia di gara, cioè quello che io andrò a prendere nel mio mezzo, devo fare delle prove, non una volta, anche più prove. E una volta che si è trovata la quadra, non cambiamo più, non siamo neanche più costretti a dover rivedere delle cose. Trovata la nostra situazione ideale, teniamo quella, poi chiaro, magari il gellino dopo un po' ci stufa, la barretta la cambiamo, però ecco, diciamo che la strategia si costruisce in allenamento. Invece non so, confermami se anche tu hai questa verifichi questa tendenza. Io mi ritrovo ad avere tanti atleti che seguo che si limitano al consumo di tutto quello che gli serve solo o a ridosso della gara o nei giorni di gara.
e negli allenamenti tralasciano tutto. Ti capita di verificarla questa tendenza? Condivido, ecco, personalmente sì, in allenamento, diciamo, l'unica integrazione che porto avanti costantemente sono gli aminoacidi ramificati. Diciamo, poi il resto trascuro parecchio, quindi anche sali minerali quasi mai in allenamento. Diciamo, l'unico sono aminoacidi, poi il resto un po' troppo solo in gara o comunque giorni a ridosso, come hai detto te. Quindi questo sì, sarebbe importante curarlo. Questo è fondamentale. Poi capisco che è una spesa, perché chiaramente approvvigionarsi di quello che serve solo per le gare è diverso che farlo per un periodo di allenamenti. Però io mi metto anche nei panni di un atleta come te, che si allena tanto, una marea di svegli all'alba, tanti sacrifici. Cioè, perché dobbiamo rischiare che una gara venga, diciamo, in qualche modo rovinata da una diarrea piuttosto che una crisi, piuttosto che un mal di pancia, una nausea? Cioè, perché poi dopo la gara l'abbiamo fatta, non ci siamo divertiti, ti viene anche da dire la prossima volta. Vero. Deve essere un divertimento prima di tutto, quindi... Esatto, no, quindi questa sicuramente è una di quelle cose che ci aiuta a far sì che l'obiettivo venga raggiunto. E quindi poi, diciamo, vai. No, io ti volevo chiedere, ecco, appunto, cosa ne pensi, magari, cioè, quali sono magari gli integratori fondamentali che servono, appunto, dopo la aminoacidi ramificati, c'è chi parla di creatina, proteine, cioè, c'è un po' di confusione, quindi, non so, i 5 must che dovrebbero accompagnare un atleta di endurance, che, insomma, per, non solo per la prestazione, ma anche per la salute, perché... Certo. Magari si allena tante ore e poi va a intaccare i muscoli o l'organismo. Quindi ecco, quali sono i punti. Allora, qualche settimana fa ho fatto una presentazione per una nota azienda che produce integratori, e allora presentavo tutti i casi, cioè tutti gli sport. E quando è venuto fuori, facevo una lista, diciamo, come mi chiedevi te, cioè quali sono i 5 integratori per il podista, e ne mettevo. Per il triathlon era simpatico perché non avevo messo niente, avevo solo fatto apparire a un certo punto la parola tutto, perché fondamentalmente, cioè, il triatleta può potenzialmente, chiaramente su quella che è poi l'evidenza scientifica, trarre un beneficio praticamente da tutto quello che l'integrazione sportiva ci propone, dalla caffeina alla creatina, alla carnitina, cioè, essendo una disciplina così dispendiosa, così complessa, veramente non c'è un nutriente che richiede periodi di allenamento così lunghi, non c'è una molecola che in un periodo dell'anno non ci possa essere utile. La creatina, per esempio, sicuramente nei momenti in cui vado a caricare, vado ad aumentare il carico di allenamenti, magari dove accompagno nella fase di off-season un lavoro anche in palestra con i pesi per fare un po' di... per lavorare sulla forza, sicuramente ci può essere utile, ma così come nel periodo estivo la creatina ci aiuta a mantenere il muscolo particolarmente idratato. Quindi nel periodo estivo sudiamo di più, e quindi per sfruttare, diciamo, l'effetto osmolitico della creatina stessa. Quindi la creatina sicuramente. Gli amminoacidi li hai citati, ramificati, ma mi preme sottolineare l'importanza degli essenziali, cioè, diciamo, tutti gli amminoacidi che devono essere assunti con la dieta. I ramificati sono compresi all'interno degli amminoacidi essenziali, che in tutto invece sono 9. I ramificati sono solo 3. Diciamo che il triatleta forse è meglio che vada, che si rivolga a un amminoacido essenziale per la sua integrazione. Oppure, se vuole utilizzare solo i ramificati, sarebbe bene metterci vicino una quota di proteine, per esempio le proteine del siero del latte, soprattutto quando fai lunghi, quando fai lavori lunghi. Quindi o gli essenziali, oppure ancora meglio, per quella che è la mia esperienza, proteine del siero del latte e aminoacidi ramificati dopo l'attività. Si è parlato tanto di finestra anabolica, cioè periodo nel quale è meglio assumere gli integratori al termine dell'attività. Si dice entro mezz'ora prendi tutto quello che ti serve. Certo. In realtà questo sta perdendo un po' di interesse, non c'è una forte evidenza scientifica in merito.
soprattutto per quegli atleti come puoi essere tu, Luca, che si allenano tutti i giorni, quindi dove bene o male, se un po' attenti con l'integrazione, riescono a mantenere dei livelli, per esempio, di aminoacidi nel sangue costanti, e quindi perde di interesse il timing nel quale io vado a assumere, in questo caso specifico, gli aminoacidi. Quindi creatina, aminoacidi sicuramente essenziali, le proteine del siero del latte, le maltodestrine in generale, quindi tutto il mondo dei carboidrati per una gestione durante l'attività, ma chiaramente anche nella fase di recupero. Aggiungo una cosa a quello che abbiamo detto prima: un atleta che mangia bene a sufficienza durante l'attività è anche un atleta che verificherà un danno a livello muscolare più ridotto, quindi è un atleta che si danneggerà meno rispetto a un atleta che ha mangiato male. A questo mi collego perché hai parlato giustamente di salute. Tu, Luca, quante volte ti alleni? Diciamo una o due volte al giorno, quindi diciamo dal 10-11 volte a settimana, sì. Quindi te capisci che sei un atleta che si allena così tanto, va bene che l'attività fisica fa bene, però qui siamo forse all'altro estremo, quindi sei potenzialmente un atleta infiammato, comunque stressato, che necessita di qualche accortezza maggiore. Quindi è chiaro che frutta e verdura ne mangi? Sì, dai, quello ci sto attento, sì. Però ecco, in soggetti come Luca l'apporto di vitamine e minerali dal mondo vegetale è fondamentale, così come l'equilibrio tra i macronutrienti. Quindi è chiaro che Luca è un soggetto che deve inevitabilmente porre attenzione all'apporto di vitamine, all'apporto di minerali, chiaramente persi con il sudore, e chiaramente può essere utile andare a lavorare anche con quelle molecole di cui tanto parliamo, che sono gli antiossidanti. Quindi sicuramente in atleti come Luca o anche più evoluti, gestire un attimino la carica stressogena, lo stress ossidativo generato dall'attività fisica che Luca fa, sicuramente può essere utile in determinate situazioni dell'anno, non sempre, cioè quando in off season, per esempio, quando scarichi, ecco lì già no. Non importa. Quando magari aumenti l'intensità, perché no? Sì, infatti ho sentito parlare di, insomma, antiossidanti, radicali liberi. Diciamo lì può bastare l'alimentazione o eventualmente, ecco, c'è un'integrazione che può venire in aiuto? Nel allora, senso... l'alimentazione è fondamentale, nel senso che io non sono un grande fan degli antiossidanti, cioè bisogna chiaramente partire dalle quote di frutta e verdura nella giornata. Chiaro è che le linee guida ci dicono 5 porzioni di frutta e verdura al giorno. Chi è che lo fa? Io no. Forse no, anche io. Per no, quanto uno ci possa stare, è veramente difficile riuscire, e questo per un sedentario. Tu non sei sedentario, quindi chiaramente l'alimentazione prima di tutto, però farsi aiutare da un integratore ben dosato. Faccio degli esempi: vitamina C, vitamina E, il coenzima Q10. Sugli antiossidanti diciamo l'elenco è immenso, quindi si cerca, ti affidi a un professionista che ti consigli un buon pool di antiossidanti, vitamine da aggiungere, diciamo, alla tua routine. Okay. Quindi questo è un aspetto, così come gli omega 3. Gli omega 3 sicuramente riducono l'infiammazione generale, ci proteggono dalla possibilità di infortunio. Tu per esempio li prendi gli omega 3? No, questi no. Gli omega 3 sono gli acidi grassi omega 3, l'olio di pesce. Sì, ho presente, sì. Quello, no, per esempio, vai? No, infatti, quindi diciamo mi manca, sentendo tutto quello che hai detto, qualcosina mi manca, ecco. E gli omega 3 effettivamente, ne ho sentito parlare anche di questi come supporto allo sport, e non pensavo, ecco. Hanno tante funzioni. Sicuramente lo sportivo, colui che si muove, ci dicono anche nei semoleosi, certamente, sì, le fonti di omega 3 sono diverse dalla dieta, però chiaramente a raggiungere livelli di un certo tipo solo con l'alimentazione, cioè pensiamo al pesce, però
il pesce, poi quello di piccola taglia, non tutto il pesce, poi quanto pesce mangiamo alla settimana. Quindi è tutto molto relativo. Quindi ci sono delle situazioni per le quali alcuni integratori vanno presi in una forma più, passatemi il termine, cronica. Quindi vi ho parlato dell'omega 3, chiaramente tutto il supporto aminacidico proteico viene portato avanti durante tutta la stagione del triatleta o dell'atleta, chiaramente, come spiegavo prima. La creatina, per esempio, è un qualcosa che va ciclizzata, come ti dicevo. Quindi la prendi per un periodo, poi la stoppi. Hai comunque i benefici per un altro periodo e poi di nuovo la riprendi a seconda. Mai prenderla. Poi anche lì dipende dal dosaggio. Però quella che è la mia, certo, il mio consiglio è, cioè, così come la carnitina. Non so se è un'altra molecola di cui ti chiedono, hai sentito, che sicuramente negli sport di endurance è utile. La glutammina invece cosa ne pensi? Anche la glutammina io la uso tanto. L'evidenza scientifica in merito però è molto zoppicante, nel senso che ci sono degli studi che dicono che funziona e degli studi che dicono che non serve a niente. Sicuramente per, come ti dicevo prima, allenare l'intestino, ad aumentare la tolleranza allo sforzo, quindi ridurre anche tutti gli episodi che si possono manifestare durante la gara, quindi per il benessere dell'intestinale dell'atleta, la glutammina sicuramente è uno strumento che abbiamo a disposizione, oltre che per favorire i processi di recupero. Anche qui, dosaggi, 5 grammi può essere sufficiente e la inseriamo in delle finestre durante l'anno. Quindi, per esempio, il periodo di avvicinamento a una gara, 5 grammi tutte le sere, possono essere utili, proprio anche magari vicino a un probiotico, un integratore di fermenti lattici, quindi di ceppi batterici specifici per favorire il corretto transito intestinale o comunque per rinforzare le difese, per rinforzare il nostro microbiota. Può essere uno stratagemma, anche per una strategia, proprio per non incorrere in problematiche a livello intestinale durante la gara. Che può essere banalmente anche una diarrea la mattina della gara per la tensione. Tanti atleti vanno in bagno perché sono un po' agitati. Sì. Quindi sicuramente la glutamina è utile, anche questa, come la creatina, cerchiamo di inserirla in delle finestre durante l'anno, 20 giorni, 30 giorni, nei periodi di massimo carico, oppure ecco nel periodo di avvicinamento alla gara. Però ecco, qui, per quella che è la mia esperienza, troverai sicuramente dei professionisti che ti dicono che non serve a niente, perché loro, nella loro esperienza. Però diciamo che nell'ambito della nutrizione e dello sport ho sentito tante campane anche a favore. No, molto interessante, ecco, sono tutti consigli, però avrei da farti mille domande. Siamo qui. Avevo visto, c'era una domanda relativamente agli omega 3, magari se... Sì, per la prevenzione di infortunio, sì. Diciamo che riducendo l'infiammazione, la cosiddetta infiammazione di basso grado, che non è un'infiammazione che noi avvertiamo, cioè quell'infiammazione che ha per esempio il sedentario con la pancia, è un soggetto più infiammato di quello che si muove regolarmente. Ecco, quel grado di infiammazione lì non è quell'infiammazione dolorosa quando sbattiamo nel muro, ecco, con il gomito. Quindi gli omega 3 ci aiutano a ridurre quel livello lì di infiammazione e quindi comunque ci prevengono la possibilità che noi possiamo incorrere nell'infortunio. Penso a un'infiammazione a livello articolare, ecco, per esempio negli sport come il calisthenics, il corpo libero o comunque dove c'è una forte, diciamo, sovraccarico degli arti, ma anche comunque il triathlon in realtà è una disciplina furba, perché il mixare tre discipline ci protegge molto dagli infortuni, correggimi se sbaglio. Sono indolenzito, non vado a correre, però vado a nuotare. Questa è una grande forza del triathlon. Sì, sì, infatti, paradossalmente, insomma, io ho amici che fanno solo atletica, che si infortunano molto di più dei triatleti, perché un conto è allenandosi correre tutti i giorni. Poi. Magari allenandosi, sì, esatto, anche meno. Allenandosi meno, sì, sì. Però correre tutti i giorni è molto impattante. Quindi sì, il triathlon ha quella fortuna lì di variare
poi l'impatto. Sì, esatto, sì, anche sì. Se stai fermo con una delle discipline, poi è difficile stare male in bici, quindi diciamo che sì, di solito sì. Si concentra tutto molto sulla corsa e quindi riesci sì. Comunque a portare avanti gli altri. Comunque per quanto riguarda sì. I grammi, io consiglio 2 grammi al giorno di acidi grassi omega 3, suddivisi chiaramente il rapporto EPA e DHA, che qui fatti di consigliare, però almeno 2 grammi tutti i giorni. Anche qui gli omega 3 non è che si prendono un mese. Se uno li vuole prendere 30 giorni, io personalmente non glieli vendo neanche. Quindi almeno, io parlo di 6 mesi l'anno, ecco, per avere dei benefici, ma io sono anni che li prendo proprio in maniera continuativa. Li stacco magari il mese di agosto se vado in vacanza. Certo. Qui ci dice, in bici crisi di fame. Aspetta, che quella... Sì, sì. Dov'è? In bici crisi di fame. Sì, Alex, le crisi di fame, come dicevo prima, sono non solo in bici, anche a piedi. Cioè, dopo il runner ha più la criticità dell'acidità di stomaco, nausea, la diarrea. Cioè, il podista è angosciato dall'andare in bagno. È vero o no? Sì, sì, sì. Diciamo, è uno dei problemi. Però insomma magari si appunto nelle crisi in bici di fame è la crisi di fame e quella poi si appunto come hai detto una volta che ti viene è troppo tardi, nel senso quando vai in crisi è dura soprattutto se vuoi mantenere un certo tipo di fame, quindi certo tipo di performance. Quindi per le crisi di fame, cioè, è fondamentale avere una pianificazione, una strategia alimentare, quindi ogni 40-45 minuti, non so con che intervallo ti sei alimentato domenica. Sì, ogni quel tempo lì, 45 minuti circa. Sì, sì, sì. 40-45 minuti dobbiamo essere regolari nell'assunzione di una quota di carboidrati. Presa, la bici ci permette anche le barrette, ci permette qualcosa di solido che invece, certo, per esempio, non, nella corsa non è possibile. Quindi diciamo ogni 40-45 minuti essere bravi anche a cambiare, quindi alterno una barretta, un gel. Sì, io facevo così, facevo barretta, gel, barretta. È chiaro che io nelle strategie che imposto i carboidrati, quindi il cibo, c'è anche nella borraccia, perché solo così io riesco a raggiungere quei valori di cui ti parlavo prima. Quindi si fanno delle borracce anche da 7,50 dove dentro ci sono tot carboidrati disciolti, e quindi dopo ogni 40 minuti io do una dose extra col gel, con la barretta, quindi anche lì la tendenza è andare a scegliere dei gel con un alto quantitativo di carboidrati. Anche lì ci sono più fonti di zuccheri all'interno dei gel, proprio per sfruttare la nostra capacità di ossidare più grammi possibili di carboidrati per ora. Quindi non troveremo mai un gel con una sola fonte, dentro ci sarà sempre il fruttosio e poi delle maltodestrine di diversa natura, senza andare tanto nel dettaglio. Però diciamo che la crisi di fame non è mai casuale, cioè se io ho mangiato non vado in crisi di fame. Sì, 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 uno se l'è cercata, diciamo, insomma. Io nella borraccia ho messo in gara, appunto in Croazia, anche degli aminoacidi ramificati in polvere. Non so se questo è corretto. Anche durante può trarre benefici. È corretto. Il punto è che, allora, uno, gli amminoacidi non sono buoni da bere. La tendenza un po' è questa, non sono molto piacevoli. E poi io alle volte faccio delle scelte, quindi preferisco dare nutrimento a sufficienza all'atleta. Quindi nelle borracce molte volte, a parte che ci sono molti ciclisti che vogliono solo l'acqua, e già lì è un problema, sì, per quanto io mi sforzi. Quindi diciamo che nelle altre io magari in una metto solo i sali, nell'altra metto i sali e i carbo. Quando posso sono sempre due borracce con carbo e sali, e poi dietro anche le ricariche per ricaricarli, perché ai ristori chiaramente bisogna cercare solo di attingere dall'acqua, mai prendere sali perché non sai come sono miscelati, quindi c'è un consiglio sempre che do. Quindi cercare di fare tutto con quello che siamo abituati a prendere, quindi con quello che abbiamo da casa.
E quindi gli amminoacidi io li metto un attimo in secondo piano, faccio prendere la porzione prima dell'attività e magari utilizzo dei gel arricchiti in amminoacidi ramificati, quindi okay. un grammo e mezzo di ramificati dentro. E molte volte mi limito a questo, glielo do più frequentemente, mi è capitato di far portare dietro le capsule perché sono più pratiche. Ah, sì. Chiaro è che, oppure magari li metto nelle transizioni metto una borraccina con dei sali e magari li scelgo di metterci i ramificati. Ecco. Questa personalmente è la scelta che faccio io, però è correttissimo assumerli durante, solo che non si riesce chiaramente a fare tutto. Sì, però ecco, il mio dubbio è se aveva un senso o... Ce l'ha. Ok. Perché comunque il tuo corpo dopo un po' andrà in chetosi, quindi finisci le riserve, quelli che gli dai dall'esterno li consuma, e quindi inevitabilmente il tuo corpo andrà ad attingere dagli amminoacidi anche per fare energia. Tant'è che se uno mangia male nel tempo si dice va a erodere il muscolo, perché chiaramente gli amminoacidi sono nel muscolo. Quindi chiaramente fornirli durante, prima, anche io do anche prima, non servono per nutrire il muscolo, servono per fare energia, per farci sentire meno la fatica, proprio perché li utilizziamo a scopo energetico. Poi dopo sono da prendere proprio per ridurre i dolori a livello muscolare e per favorire la sintesi proteica. Infatti ci chiede Giovanni per un triatleta gli amminoacidi per quanto tempo e con quale dosaggio, solo dopo l'allenamento. Io in realtà li faccio prendere anche prima, una dose prima e una dose dopo. Ho fatto prima la distinzione tra ramificati essenziali, il dosaggio, i ramificati è 1 grammo ogni 10 kg di peso corporeo. Gli essenziali ci si può limitare anche a una dose da 5 grammi, quindi 5 grammi di essenziali prima e 5 grammi di essenziali dopo. Chiaro è che se ci troviamo di fronte a un atleta di 100 kg, forse è meglio raddoppiarlo, comunque atleti molto pesanti, però non è mai il caso dell'atleta di endurance. Okay. Sbaglio, te Luca, sei, quanto sei? Io ho 80 kg circa. Già comunque sei un atleta comunque di una buona stazza, che spesso gli atleti di endurance sono più leggeri, soprattutto vabbè, i ciclisti o comunque sono gli runner. Sì. L'atleta, il triatleta già è un atleta più strutturato. Però ecco, nel dopo allenamento ecco, l'importanza di mettere o gli essenziali o i ramificati assieme alle proteine e magari sempre vicino ai carboidrati per alzare la glicemia e soprattutto per far sì che il nostro corpo gli vengano ripristinate le riserve di zuccheri, ecco, dal carburante da loro preferito, cioè i carboidrati, non gli amminoacidi. Se io prendo solo gli amminoacidi io farò riserva utilizzando gli amminoacidi stessi, quindi non li assumerò per quello che mi servono nel dopo. Ecco, questo è importante. Poi un altro dubbio che ho sempre avuto, le proporzioni, cioè prendi amminoacidi ramificati, no? 2-1-1, 4-1-1, c'è chi consiglia 2-1-1, chi 4-1-1, cioè se sai darmi... Allora, ti posso dire quella che è la mia opinione. Allora, in letteratura c'è qualcosa sui 2-1-1 e sui 4-1-1, già... Oltre, fino a qualche anno fa non c'era niente, ma poi mi chiedo, non ha neanche senso. Il rapporto è legato al fatto che nei 4-1-1, per esempio, c'è un apporto di leucina, che è uno dei tre ramificati, 4 volte rispetto agli altri due. Nei 2-1-1, 2 volte rispetto agli altri due. Il razionale che c'è dietro a questo è che la leucina è l'amminoacido più importante dei tre quando vogliamo attivare la sintesi proteica, per cui si è detto aumentiamone il quantitativo, quindi diciamo che fino al 4-1-1 mi sta bene. Nel triatleta io do i 4-1-1 rispetto ai 2-1-1, anche se una grande differenza non l'avverti. Okay. Anche in termini di costo costano più o meno uguali, cioè la differenza molte volte è di 1 euro, un paio di euro, e quindi prendi i 4-1-1. Però mi raccomando, se prendi i ramificati, mettici vicino sempre una quota di cibo e comunque sarebbe bene metterci sempre 30 grammi di proteine del siero del latte, proprio per implementare la in maniera importante, soprattutto se fai dei lavori lunghi, se fai
delle ripetute, o comunque se fai un lavoro, o se fai lungo da 6 ore, chiaramente appena torni a casa, ecco, non limitarti a prendere solo i ramificati. Ecco, questo allora ci dovrò fare attenzione, perché per ora faccio così. Magari sì, una dose di proteine. Ci metti vicino il siero del latte, che va benissimo, le whey, ci metti vicino un'idrolizzata, che sono quelle più veloci, e diciamo che fai il massimo che... Poi, chiaro, vai a fare la corsettina, sì, 40 minuti, ti prendi i tuoi ramificati, ci metti vicino 2 gallette, un pezzo di crostata, ecco, e va bene, certo. Per cercare di alleggerire anche un po' il tema, perché non sono molto talebano, cioè cerco di capire sempre quali sono le esigenze. Qui Pina ci chiede: le strategie di integrazione cambiano se stiamo facendo uno sprint, un olimpico o un medio? Certo, Luca l'ha detto prima, sprint olimpico praticamente non si prende niente, lo sprint è 1 ora, mangiare qualcosa nelle gare così brevi è quasi controproducente, sei sempre impiccato, quindi sbaglio. Certo. Sì, è vero, uno sprint quasi niente, cioè magari pre-gara, sì, un gel pre-gara, però poi un po' di carboidrati, una borraccia, ma magari un olimpico, un paio di gel, sì. Nell'olimpico sì. Già è una gara che può anche arrivare alle 2 ore e mezza, quindi lì sicuramente, però invece dal mezzo in su sono tutte sforzi che vanno pianificati, non si può improvvisare. Poi è chiaro che io vado sempre a vedere l'Ironman che c'è qui a Cervia, rido perché c'è della gente che è allo sbaraglio più totale, sono poi quelli che arrivano alle 10 di sera, 10 e mezza di sera, 11, cioè proprio vedi che lo fanno perché hanno perso una scommessa, cioè. e sono però io li rispetto molto, perché l'Ironman però è chiaro che ci vuole una strategia che comunque sia fa leva su un'idratazione costante, che sembra una cavolata ma non lo è, e un'alimentazione costante. Quindi e si deve puntare a un 60 grammi ora, poi è molto difficile, in pochi ce la fanno. Gli atleti evoluti arrivano anche a 90, 120 grammi per ora, cioè si è visto veramente che il nostro corpo riesce a tollerare. Poi è chiaro che le tecnologie ci vengono dietro, quindi adesso ci sono dei gel con uno specifico rapporto tra glucosio e fruttosio che ci permette di arrivare a tollerare fino a 120 grammi di carboidrati per ora, quindi veramente più di un etto di pasta. Quindi, però è chiaro che questo necessita anche tanto allenamento, e io su questo aspetto rimarco molto, cioè bisogna allenare anche l'intestino, bisogna allenarsi anche a mangiare, perché non puoi pensare di mangiare tutta quella roba se non l'hai mai fatto. No, insomma, questi consigli veramente utili. Poi, perché vedo tanta gente magari spende sia tempo che soldi magari per limare 100 grammi dalla bici, quell'ora in più di allenamento, e poi magari manca la benzina, no? Quindi è inutile a volte, cioè il cerchio deve essere completo, l'alimentazione, nutrizione, uno sport di endurance, ma non solo, è uno dei punti cardini da curare, certo. Sai, gli sport di endurance, vedi l'Ironman, sono delle mode anche. Cioè, adesso sì, certo. Chi è che non ha fatto un mezzo? La maratona ormai è una roba passata. Poi sai, la scarpa, Kipchoge fa la maratona in 2 ore, c'ha la scarpa, la devo prendere anch'io. Si pensa a queste cose qui, ma in realtà quello che realmente fa la differenza poi sono delle cose che le volte si trascurano, ecco. Sul triathlon l'integrazione è davvero un'arma che non può essere trascurata. Non lo dico perché lo faccio di mestiere, ma perché basta praticarlo per rendersene conto. Poi chiaro, uno fa una mezza, domenica qui c'è una mezza, cioè c'è tanta gente che la mezza vai, la fai, non succede niente, cioè puoi anche non pianificare niente, però più il gioco si fa duro, più sono tanti gli aspetti da... Ma anche una gran fondo, cioè uno non può pensare di non pianificare, di non avere in mente...
Poi è chiaro che si va per step, cioè si parte dalla maltodestrina, si parte dal sale minerale, si parte dalle proteine, poi tu mi hai chiesto la creatina, la carnitina, la glutammina, la betalanina, cioè sono tutte cose che si inseriscono laddove c'è già una certa esperienza. Quindi un soggetto che ha già introdotto, è già strutturato, mangia già durante la bici e vuole qualcosa per migliorare la performance, quindi lavorare proprio sul prendo questo perché mi fa andare più forte, allora sì che lo può inserire, facciamo i cicli, lo impostiamo assieme, però non si parte mai dalla creatina a uno che non beve, perché certo. sì è vero, prima diciamo le basi e poi si va oltre, sì, come in tutte le cose, ecco, prima si cerca, sì. Sai, anche questo è un esempio che ho fatto, cioè l'amatore che viene perché gli hanno detto ma mi hanno detto di prendere il gellino, mi hanno detto di prendere la barrettina, non è mai quello che uno gli deve consigliare 100 cose, magari è un errore che alcuni negozianti fanno, io cerco sempre di partire proprio da quelle due cosine e una volta che uno si è abituato a prendere con regolarità quelle due cose, le ha assimilate, le ha capite, cioè più che altro ha capito che funzionano, allora dopo adesso si parla di chetoni, si parla di caffeina, carichi di caffè, cariche scarico di caffeina, cioè c'è veramente tanto di cui parlare, infatti ne servirebbero 9 di dirette. È vero, sì. No, sicuramente, insomma, sono tutti consigli che metterò in atto, ecco, e poi se ci sarà occasione in futuro di approfondire altro, con molto piacere, perché cioè, ho visto questo medio che l'integrazione è una chiave di svolta nel bene o nel male, quindi va curata come uno cura il nuoto, la bici e la corsa. Quindi. Sì, così come vai dal meccanico, chiaramente esatto. Devi avere il nutrizionista che ti imposta un piano alimentare, perché c'è. Cioè, non abbiamo parlato di quello, ma è fondamentale essere seguiti anche da quel punto di vista lì, quindi trovare un professionista, certo. Poi laddove lui non ci arriva, se lui lì non arriva a curare l'aspetto integrativo, farmacista piuttosto che il medico, perché è proprio una materia che va inserita. Il triathlon, così come tutto il mondo dell'ultra endurance, si apre all'integrazione come nessun altro. Questi consigli sono solo per il triathlon, per il crossfit qual è più giusta? Diciamo che le basi valgono per tutti, cioè l'attenzione alla idratazione, quindi il ripristino degli elettroliti, l'apporto di carboidrati per ora di attività, che sono concetti che valgono per attività sopra le 3 ore, come per esempio sedute di crossfit sopra le 3 ore, io non ne conosco, quindi già quello è un aspetto che ci interessa meno. La parte amminoacidica, la gestione del recupero nel crossfit è importante, quasi come il triathlon, la differenza è che il triatleta si allena tutti i giorni, magari il crossfitter no, però il crossfitter deve recuperare sicuramente altrettanto bene a livello muscolare, perché sennò il giorno dopo non alzi il braccio, quindi e comunque la ricarica di glicogeno, quindi la parte muscolare va sostenuta, mi viene da dire, allo stesso modo. La creatina nel crossfit sicuramente è interessante, in tutti quegli sport dove c'è esplosività, dove c'è o comunque sia esercizi contro resistenza, corpo libero, la creatina può essere utile, così come la caffeina, quindi esistono quegli sciottini, ecco, prima di una seduta di crossfit, uno sciottino con qualche stimolante è utile sia nel triathlon, soprattutto nei quelli veloci, quanto nel crossfit, ecco, per sintetizzare il più possibile. Però diciamo che ogni disciplina va trattata a sé, è chiaro che ci sono dei capisaldi che valgono un po' per lo sport in generale, mi viene da dire. Certo, sì. Ma ci sono delle basi che comunque, come dicevi te, valgono per tutti, poi ovviamente va specializzato, ecco. Va specializzato a seconda della disciplina e a seconda del soggetto. Tu, Luca, non sei uguale a me, non esatto. È uguale al mio vicino di casa, cioè, quindi dopo, e poi vedi all'interno del triathlon c'è un modo diverso di trattare le singole discipline. Dicono che anche la betalanina mai presa è vero. Dicono anche la betalanina mai presa, è vero, sempre nel crossfit.
La betalanina funziona benissimo per prevenire il crampo muscolare, soprattutto nelle discipline che vanno dal minuto ai 5 minuti, soprattutto quelle. L'efficacia diminuisce nel tempo, però in realtà la betalanina si dà anche nelle cronometro di bici, si dà anche in altri sport. Chiaro è che la betalanina non, nella gestione in acuto c'è già meno evidenza, si predispone un carico, quindi si fa il carico di betalanina, quindi nelle settimane che precedono la gara si prende tutti i giorni, quindi anche lì la betalanina dipende per che cosa la utilizziamo, però sulla betalanina c'è tanto da tutelare. Attenzione perché la betalanina dà prurito, rossore, dà questa reazione che è temporanea dovuta all'aminoacido stesso, però non c'è da spaventarsi. Il punto è che ci sono atleti che l'hanno presa per la prima volta il giorno della gara e si sono spaventati perché gli comincia a grattare la testa, quindi gente che l'ha confuso per una reazione allergica a qualcosa, in realtà era la betalanina. Quindi anche qui l'altra cosa che mi preme dire è mai fare esperimenti il giorno della gara, ecco. Sì, quello che si diceva all'inizio, poi ci si ricollega. Va allenato anche il piano integrazione, mai Sì, improvvisarsi. improvvisarsi, poi ripeto, uno che prepara l'Ironman si allena per un anno, cioè mandare tutto il Sì. fumo 2 giorni prima, cioè, io infatti No, ho vero. seguito diversi atleti per l'Ironman di Cervia, il momento in cui ho cercato di porre più attenzione, essere più scrupoloso, sono stati proprio gli ultimi 2 mesi, da luglio a settembre, gli ho detto ragazzi, qui ci siamo allenati un anno, cioè, adesso non possiamo sbagliare, cioè, quindi attenzione, Vero, poi vero. tutta gente che lavora, cioè, non è gente che fa questo di mestiere, quindi è fondamentale curare ogni Sì, singolo poi dettaglio. c'è anche quell'aspetto lì che la maggior parte comunque lavora e c'è anche uno stress aggiuntivo che viene da altro, quindi va considerato anche quello. Sì, che non Insomma, è non tutti liberi professionisti alle volte, quindi gente che ha anche un carico di lavoro, di stress notevole, per cui bisogna stare attenti. Abbiamo fatto notte, Luca. Sì, ti avevo detto una mezz'oretta, invece. Ci siamo No, sì. No, chiacchierati. no, insomma, personalmente sono consigli utili e queste cose che hai detto le metterò in pratica, sicuro. Poi magari se avremo occasione di approfondire più che volentieri. Volentieri, dai, volentieri. Grazie Quindi io niente, per ora ti ringrazio. Ora mi sembra a te. non ci siano altre domande, quindi. No, io ne avevo raccolta una sui carbo per ora nel triathlon medio, ma abbiamo Sì. abbastanza. Ne avevo raccolto un paio, ma bene o male erano sulle cose che abbiamo trattato, ecco. Quindi direi che abbiamo ampiamente risposto. Luca, io ti Bene. ringrazio. Ti volevo chiedere se mi hanno chiesto alcuni se puoi salvare Sì, la l'audio, eh? salviamo, sì, me Ok, l'avevano chiesto anche in perfetto. privato e sicuramente la Bene. salvo sul nostro profilo. Bene. Magari ti invito a collaborare così ce l'hai anche sul Ottimo, tuo, sì. così ce l'avete. Va bene? Grazie. Dai, grazie ancora Dai, e in bocca buona al lupo serata a per i tuoi tutti. allenamenti e per le tue prossime gare, poi comunque ci sentiremo. Certo, grazie ancora, Ciao, buona serata buona a tutti. serata. Ciao ciao. Ciao.